Mi chiamo Roberto Saviano, sono uno scrittore italiano, ho 34 anni. Ho scritto Gomorra nel 2006, avevo 26 anni. Da allora la mia vita è cambiata perché sono finito sotto scorta per le minacce della camorra e non vivo più in Italia. ¿Qué le molestó tanto a la mafia hace 7 años cuando usted publicó Gomorra? Non ho dato fastidio io, i miei lettori. All'inizio il mio libro se lo compravano loro, orgogliosi che c'erano i loro nomi dentro. Quando è arrivato a tanti, quelle storie sono diventate un problema, hanno iniziato a pesargli. La stampa internazionale, è lo Stato che investe più soldi, e i processi che sono più veloci. Estamos en Nueva York, no sé si aquí también sigues escondiéndote de la amenaza de muerte que pesa sobre ti desde hace 7 años. Sì, sto provando a costruire una nuova vita. Dice usted en su libro que la cocaína gobierna el mundo. Lo so che sembra un'iperbole, ma non lo è. Ti posso fare un esempio. Se io investo in questo momento 1.000 dollari in un'azione della Apple. Dopo un anno mi tornano 1.200, 1.500 dollari, 1.500 dollari. Se io investo 1.000 dollari in cocaina, dopo un anno mi tornano 182.000 dollari. Questo è il potere della coca. Cash, denaro, tantissimo, subito. Usted habla del narcocapitalismo. ¿Cómo lo definiría? Un capitalismo senza regole. L'unica cosa che può fermare il business per il narcocapitalista è un narcocapitalista più forte di lui. La cocaina per le mafie è un bancomat. Cioè, in questo momento vuoi comprare uno stabile? Vuoi comprare una squadra di calcio? Non hai quella liquidità? Ok, importo cocaina per 3 mesi, me la porto e investo. Hace unas semanas se detuvo a uno de los narcos más buscados del mundo, el Chapo Guzmán, un narco al que usted considera que es el Steve Jobs del narcotráfico. Lui ha inventato un modo di stare al mondo totalmente diverso. Cioè, lui ha intuito che la cocaina, il guadagno vero della cocaina, sia nel momento in cui distribuisci la cocaina, non produci la cocaina. E il Chapo Guzmán vende la cocaina non al consumatore, a tutti i cartelli del mondo. Estas son fotos reales. ¿Tanto da la cocaína? Però queste foto non devono ingannare. Questa è solo una fase, un momento. La vita di un boss è fatta poi di un pozzo, di una vita rinchiusa. La vita di un mafioso è un inferno. Un inferno, sempre nascosto. I tuoi amici saranno i tuoi nemici. Questo è il destino. Qualsiasi narcotrafficante sa che ha due destini, il carcere e la morte. Cioè, tu come vuoi vivere? Facendo il precario? Lavorando senza speranza di poter diventare qualcuno? Oppure vuoi giocarti tutto? Se tu rispondi voglio giocarmi tutto, ok, sei dei nostri. Non ti sto promettendo una bella vita, ti sto promettendo pochi anni di queste case, di questi soldi e ti sto promettendo la morte. C'era stata quell'inchiesta che parlava, per esempio, di tutti quelli che lavoravano nel settore della pesca e che a un certo punto si sono convertiti a fare i trasportatori del narco.
Pero en Galicia esto ha cambiado, certo, desde las operaciones, las macro operaciones contra el narcotráfico. In Spagna non esiste una regione che vive di narcotraffico, ma esistono molte parti di quelle regioni che vivono del narcotraffico. La Spagna è la porta europea della cocaina da 20 anni. Tranne gli spagnoli, tutto il mondo sa che la Spagna è un paese dove i boss del narcotraffico vanno a vivere, che la Spagna, la Madrid, volevo dire, la Catalogna, la Galizia, sono territori dove il narcotraffico da sempre impera. Esto se sta facendo? Certo. Ma non vorrei che mi credessero, ma vorrei che iniziassero a studiare. Tutto qua.